informazione rivista, corretta, aggiornata soprattutto nel nuovo disegno organizzativo di questa manifestazione. E molti saranno i momenti che andremo a vivere questo pomeriggio, ad iniziare dall'esibizione di questo straordinario coro che vedete già alle nostre spalle, ma che so conoscete tutti molto bene. Poi ci sarà l'accensione ufficiale dell'albero e successivamente vi invitiamo a seguirci in Piazza Cima, perché ci sarà uno spettacolo straordinario acrobatico sul ghiaccio che inaugurerà ufficialmente la nostra pista di pattinaggio per tutti quanti voi fino al 7 di gennaio. Chi ha ancora una volta voluto fortemente questo evento è naturalmente l'amministrazione comunale, trainata ovviamente da tutta la giunta, ma soprattutto da questo motore pulsante che è l'assessore Claudia Brugioni, che invito qui per il saluto ufficiale con il vostro applauso, così sentiamo anche il vostro calore, perché siate tutti impegnati con i telefonini. Ci siamo, eccoci qua. Grazie, buonasera. Io non tolgo il vostro tempo ai bambini. Oggi inauguriamo, accendiamo l'albero e inauguriamo la pista. Però al momento ufficiale, e invito tutti ad esserci, per l'apertura del villaggio di Natale sarà l'8 dicembre, pomeriggio. Partirà alle 3 da Piazzale San Martino, una parata di Natale. Abbiamo per il momento più di 500 figuranti e che andrà a inaugurare con uno spettacolo emozionante il villaggio alle 4:30. Per cui io invito tutti a non esserci solo oggi, ma esserci anche, e dopo da lì, dall'8 di dicembre, in cui ci sarà l'inaugurazione ufficiale, avremo un mese di musica, spettacoli e tanto divertimento per i bambini. Dicevo alle maestre, arriverà una scuola anche i biglietti omaggio per i bambini nelle nuove attrazioni. Quest'anno ci sarà un albero incantato, che è una novità che Conegliano non ha mai avuto, per cui portate i bambini a vivere il nostro villaggio. Grazie. Grazie all'assessore Claudio Brugioni. Dicevo, la volontà dell'amministrazione comunale, che ha trovato ancora una volta nel Club Serenissima il partner organizzativo. Mario, lei mi guarda, venga sin qui. Chiediamo un applauso per Mario Visentin, che è presidente del Club Serenissima Storico Auto e Moto. Grazie a tutti, è un'emozione essere qua in mezzo a così tanta gente. Per noi è un'emozione ancora più grande, perché questo albero ricorda Paolo Picco. Paolo Picco per noi è stato non solo un grande socio, ma è stato anche un grande presidente, e io ringrazio Umberto e la Paola per quello che hanno fatto donando quest'albero. Paola ci dà anche una mano nel club seguendo il sito internet. Pertanto siamo felicissimi di essere presenti e a collaborare con l'assessore Brugioni, con il sindaco, per il terzo anno consecutivo in questo Natale, e auguro a tutti voi le migliori cose di buon Natale. Grazie. Grazie Presidente, e adesso la parola, però scaldate veramente le mani, appoggiate i telefonini un attimo, scaldate le mani. Volevo salutare il sindaco della città di Conegliano, Fabio Chies. Grazie Claudio, anch'io farò un saluto veloce, perché immagino che non siate qua per filmare i bimbi, e devo ringraziare Claudia per quello che sta facendo, tutta la giunta comunale, i consiglieri comunali qui presenti, il comandante della polizia del Coneglianese Claudio Malamace, perché la viabilità non è facile, no? Abbiamo voluto riportare Natale in centro e penso che questa sia la volontà di tutti, si vede la risposta anche da parte vostra. Ci sarà qualche disagio, ma penso che a fronte dei festeggiamenti del Natale qualche disagio si possa anche supportare e sopportare. Cosa dire? Presidente, un minuto per dire con qualche parola in più cos'è quest'albero di Natale. Paolo Picco è stato il presidente del Club Serenissima. Il Club Serenissima Auto Storiche non è solo un club di auto storiche, ma è un club che ha donato in beneficenza 300.000 euro negli ultimi 10 anni, e devo dire che è tantissimo, e Paolo Picco era l'anima di questo club, per cui gli farei un grandissimo applauso, perché l'albero è la memoria di una persona che ha dato tanto. Io ringrazio veramente Umberto e Paola, i nipoti, per aver voluto ricordare lo zio in questo modo, e lo meritava veramente. Io non aggiungo altro,
Ragazzi, siete pronti? Sì! Siete pronti? Sì! Bene, per cui non ci resta che iniziare il Natale nel migliore dei modi. Il Natale con la voce dei bimbi. Buon Natale a tutti e buone feste. Grazie, un augurio sindaco, lo chiedo soprattutto alla maestra Cecilia Bressanzi, siamo pronti? E facendo di sì, per cui mi raccomando, grandi applausi, grande calore. A lei. Ma mi sa che hai parlato.
Facciamo la giusta atmosfera, sindaco, a lei il momento del countdown. Prima però spegniamo le luci. Hola. Ce la facciamo, sindaco. Hola. Allora io conto, tu fai con le dita. 5 4 3 2 1 Stiamo con calma sulla gradinata davanti al Teatro Accademico.
Guarda che parla. Ogni anno è così. Forse ce la faremo a non scivolare. Mi fate sentire un po' di calore, di applauso, non per me naturalmente, ma per questa grande famiglia che questa sera qui vara ufficialmente il Natale. Sindaco, ma ha cantato anche lei prima? Beh, era difficile non cantare insieme ai ragazzi. Io farei ancora un grande applauso a tutti i bimbi che hanno cantato prima, perché se vogliamo vedere un bel Natale non si può che cominciare con i bimbi che cantano, che allietano il Natale, che ci fanno capire qual è il vero spirito, al di là di tutto ciò che Claudia, che la Giunta, che il Consiglio Comunale ha organizzato per Natale. Il vero spirito del Natale è quello dei bimbi, dei nonni, delle famiglie. Per cui grazie veramente per quello che ci avete fatto provare prima come emozioni. Allora, l'assessore Claudio Borgioni ha fatto una piccola introduzione di questo Natale, magari lo ricordiamo per quelli che ancora non lo conoscono nei dettagli, anche se i social ci aiutano molto in questo caso, però diamo un là. Sì, bambini, come dice il sindaco, il Natale sono i bambini e quindi, mamma mia, noi vi aspettiamo venerdì 8 dicembre alle ore 15, anzi un po' prima, verso le ore 14.30 al piazzale di San Martino, perché parte una parata di Natale. Vedete, se qualche bambino in più vuole partecipare ce lo vuol dire, c'è Angela Buso dell'ufficio del comune che raccoglie adesioni sempre fino all'ultimo momento, perché abbiamo tanti vestiti, abbiamo vestiti da elfi, da babbe natali, abbiamo vestiti da panda, da tigrotti, tante emozioni vivremo, quindi vi aspettiamo l'8 per inaugurare il villaggio, grazie. Claudio, tanto Claudio è scomparso, arriva con grande calma, anche perché ci serve integro fino alla fine dei festeggiamenti natalizi, per cui io darei la parola a Claudio, grazie veramente e buoni festeggiamenti di Natale a tutti, ciao e buona serata. Sarebbe bello però vederci andare così, no? Che dite? Allora, tu sei pronto con la base musicale? Sì. Questi ragazzi che stanno per entrare in scena, perché questa è una grandissima scena, anche se fredda, ma in realtà scalda molto il cuore, sono veramente straordinari. Alcuni li abbiamo già visti in passato ed è per questo che li abbiamo voluti qui anche quest'anno a dare il là, come dicevo, a questa edizione 2023 del Natale a Conegliano. Siete lontani, ma loro sentiranno gli applausi. Io sono certo che non ve li dovrò chiedere, perché sono veramente straordinari. Ancora una volta con noi, per divertirvi, la compagnia Ghiaccio Spettacolo. Thank you.
the clown. I'm searching to behold the stories that I told. On my back is to the world that was smiling when I turned. Cima per Alberto Vanz, pattinatore artistico italiano specializzato in discipline individuali maschili, è noto per le sue performance dinamiche tecnicamente avanzate che hanno contribuito a stabilire come uno dei pattinatori più spettacolari del panorama italiano. Alberto Vanz! La compagnia invece che stasera si esibisce per noi a Ghiaccio Spettacolo, rinomata, conosciuta per i grandi spettacoli a livello internazionale che includono star internazionali. Li vedremo naturalmente nel contesto di questo nostro pomeriggio. Oltre ad offrire intrattenimento di prima classe, Ghiaccio Spettacolo rappresenta un punto di riferimento nel mondo del pattinaggio artistico e nell'organizzazione degli eventi speciali. Di fatto una compagnia stabile di pattinatori professionisti. E adesso per voi Tullia Trevisan.
applauso per la nostra Tullia Trevisan, pattinatrice artistica italiana che si è distinta nel panorama nazionale ed internazionale. Ha raggiunto i massimi livelli ai campionati italiani dimostrando sempre grande eleganza e qualità coreografica. E adesso la comunicazione di servizio, perché una volta finito lo spettacolo di Ghiaccio Spettacolo, naturalmente la pista è tutta per voi. Anche se mi sembra che di pista in questo momento ci abbia ben poco. Scusate, non si può giocare nella pista. Non si può. Dalla partita. Non si potrebbe allora, suona meglio? Suona meglio? Li facciamo lì? Non sento il pubblico. Possiamo lasciarli lì? E allora, Marco Garavaglia ed Alberto Vanz in questa partita del tutto originale. E Marco Garavaglia. Il bello sarebbe continuare a pattinare con il tavolo in pista. Un aperitivo, sì. È il momento di Vanessa Dalla Vedova. Ci facciamo sentire con l'applauso. Thank you.
e l'applauso per la nostra Vanessa Dalla Vedova. Tutta la compagnia arriva da Milano, ma lei, facciamogli un applauso perché arriva da poco lontano, arriva da Feltre, nota per il suo ritorno trionfale alla competizione dopo una pausa di un anno e mezzo. Ha conquistato l'oro junior nella prima prova del campionato triveneto di pattinaggio artistico, si è sempre contraddistinta per le sue coreografie pattinate, sempre con grande grazia e tecnica. E adesso è il momento di Alice Velati. C'è la compagnia. Prima di lei la compagnia. E c'è l'applauso. Coursing through your veins, now I know. He's got a hope. Just a phone call left unanswered had me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hope. If you look into the distance, there's a house upon the hill. Guiding like a lighthouse, it's a place where you'll be safe to feel our grace. Cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave a light on. There's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. Cause we've all made mistakes. If you've lost your way, spontaneo per Alberto Vanz, Alice Velati e Vanessa Dalla Vedova della compagnia Ghiaccio Spettacolo. Bravi!
Allora, prima di lasciarvi al prossimo, volevo ricordarvi gli appuntamenti del prossimo fine settimana. Di giovedì ci sarà il grande entré, poi c'è questa grande parata alla quale siete tutti invitati. Venerdì prossimo sarà un momento importante, perché ci sarà l'apertura ufficiale e così conoscerete a pieno il nuovo villaggio di Natale, con via Carducci, con parte di via Mazzini e parte di Corso Vittorio Emanuele. Vi ricordo già fin da ora il capodanno di Radio Company, il 31 dicembre, quindi segnatevelo nell'agenda, ma tanti saranno gli appuntamenti che vi aspettano. E adesso, protagonisti nuovamente per voi, li abbiamo già applauditi ma li troviamo adesso in questo duo, la nostra Alice e il nostro Marco. Marco, e l'applauso credo vada sottolineato per la nostra Alice. Arriviamo!
Va tutto bene. Adesso dovete prendere tutta l'energia che vi è rimasta, perché stiamo per arrivare al finale, quindi con l'applauso, quello che voi sapete fare, quello che contraddistingue da sempre la città di Conegliano, per cui ci faremo sentire col ritoccare delle campane per questo gran finale della compagnia Ghiaccio Spettacolo. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. For me, have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh my golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly. Allora, salutiamo con un grande applauso Vanessa Dalla Vedova. Alice Velati. Oh, oh, il mistletoe is hung. Ed Alberto Vanza. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh my golly, have a holly jolly Christmas this year. E adesso tocca a tutti quanti voi, la pista sarà a vostra disposizione fra 10 minuti 10. Grazie per questo applauso con il quale avete accompagnato questa straordinaria compagnia. Congediamoli con l'ultimo applauso questi straordinari amici. Grazie di cuore, grazie. Adesso